E nella Carta dei Valori si cita anche Seneca. Non osiamo, non è che non osiamo perché le cose non sono, sono difficili, le cose sono difficili perché non osiamo. Che cosa significa oggi osare in politica? La risposta sembra banale, ma secondo me è rivoluzionaria: fare le cose seriamente. E quindi, come giustamente diceva Roberto, già la scelta di fare un partito senza aver paura di essere un partito, quindi con la furbata di chiamarlo in un altro modo, no? Perché c'è chi appena sente partito pensa chissà che cosa, oppure il fatto che un partito nasca non esclusivamente per le prossime elezioni, quelle che si dovrebbero tenere domani, quindi il programma del partito che lo prendiamo, intanto lo copiamo, lo incolliamo, e ormai ci siamo abituati a tutte queste cose. Quindi nessuno va a vedere il programma, poi si fa la cosa seriamente, si parte con un percorso, con un progetto, una serie di incontri, si gira l'Italia, le premesse qui mi sembra ci siano tutte con Italia in Comune. Oggi Pascucci ci raccontava, appunto partendo dalla Carta dei Valori, parlavo con un amministratore l'altro giorno che era interessato al nostro progetto, però a un certo punto mi ha detto: io voglio uscire dall'Europa. E io l'ho salutato, nel senso, o riesco a convincerti del fatto che noi vogliamo, siamo europeisti, oppure la nostra Carta dei Valori per te non va bene. E effettivamente per fare questo ci vuole coraggio, perché siamo nel post-ideologismo, che è sinonimo di vale tutto, quindi purtroppo da questa situazione, in qualche modo, con serietà, con la serietà e con un progetto serio, bisogna uscire. Dicevo, le premesse ci sono tutte, cerchiamo di scoprirle meglio con il primo intervento di oggi, il vicepresidente d'Italia in Comune, il sindaco di Latina, Damiano Poletta. E è teso per l'Inter di questa sera. Sappiamo, rischio di ricarmi fuori dal siale, però magari così. Ce la racconta la sua Italia in Comune? Sì. Posso andare lì però? Ok. Allora, buongiorno a tutti. È bello essere qui, perché io sento che si respira un'aria al di là della temperatura, che fa caldo, che si respira un'aria comune, e questo termine comune, bene comune, è un termine che sentirete spesso nominare nell'ambito di questa esperienza. Vi racconto rapidamente la mia storia per chi non lo sapesse. Io sono sindaco del comune di Latina, a giugno sono 2 anni di mandato, e diciamo che l'esperienza dell'essere diventato sindaco in una realtà come Latina, a capo di un movimento che si chiama, guarda caso, Latina Bene Comune, abbiamo mandato a casa, diciamo questo termine, insomma 25 anni, 20 anni di centrodestra, sembrava una realtà oramai avvitata verso un destino ineluttabile, sai, tutto magna magna, sono sempre gli stessi, qua non cambierà nulla, e alla fine insomma ce l'abbiamo fatta. Ma adesso, vabbè, è un'esperienza sicuramente molto dura, soprattutto per chi vuole cambiare le cose dalla cantina, e quindi ci stiamo sporcando anche un po' le mani, nel senso che andare a mettere mano sulle tubature. E quindi in questo momento, poi, avendo buttato fuori un sistema di potere ben consolidato, chiaramente ci si rivolge contro in maniera anche violenta, oserei dire. Ma chiuso il discorso così personale, vi racconto anche rapidamente il tempo, insomma cerco di stare sempre nei 10 minuti, ditelo rapidamente, del perché è nata l'esperienza di Italia in Comune e perché io ho deciso di farne parte. Io penso che appunto si arrivi, c'è un momento in cui bisogna scegliere da che parte stare, necessariamente, e bisogna anche scegliere dove voler andare, non dove andare, dove voler andare. E per fare queste scelte è un viaggio che si compie, a volte la bellezza del viaggio non è tanto l'arrivare, l'ha detto qualcuno, ma è il cammino che percorri, e questo cammino lo fai insieme a gente, insieme a persone,
che in qualche maniera ti scegli. E come le scegli? Attraverso dei valori. E questo è stato il punto di partenza di Italia in Comune. Onore al merito, mi sento di dirlo, e io farei veramente un grande applauso ad Alessio Pascucci, perché è stato un po' il precursore di questa esperienza, perché diciamo anche in tempi non sospetti ha messo su questa cultura. E poi insieme a Federico poi ha preso a Federico Pizzarotti ha preso forma. Dicevo che l'esperienza di i valori che ci mettono insieme sono quello del bene comune, e il fatto che viene, diciamo, nell'immaginario collettivo adesso viene definito come il partito dei sindaci, credo che sia un po' riduttivo, perché altrimenti diventa poi che cos'è, una lobby, sindaci, e poi quando finisce il sindaco, finisce il suo mandato, che fa? Non fa più parte del movimento. No, non è così. Questo è stato un punto di partenza, è un po' il lievito madre da cui si è creata e venuta su questa esperienza. Perché essere sindaco, fare il sindaco, al di là che qualcuno può pensare che può nascere anche da una botta di narcisismo, però ci vuole molto coraggio in questi tempi, ve lo garantisco, e cercare di amministrare in modo diverso in questo momento fa la differenza. E allora saper scegliere è questo. C'è nel nostro paese un grande numero di amministratori che amministrano in funzione del bene comune, che amministrano in funzione della partecipazione, della democrazia partecipativa, che amministrano in funzione della cittadinanza attiva. Beh, questo sembra che vi sto dicendo cose normali, ma non è normale, perché la prassi non era questa. E allora quando tu trovi una identità di linguaggio, un'identità di valori, necessariamente devi cercare di farlo questo percorso. Li hanno citati prima alcuni valori, ma andrei, se andate a guardare nella carta dei valori che è stata scritta nell'Incipit, si parla di Costituzione, e l'articolo 3 della Costituzione, che dovremmo tutti mandare un po' a memoria, tipo Sarti, Burnici, Facchetti, no? Che cosa ci dice? Che tutti i cittadini sono uguali davanti alla legge, senza distinzione sociale e indipendentemente da sesso, razza, lingua, religione, ed è compito della Repubblica rimuovere ogni ostacolo che condizioni lo sviluppo della persona. Ecco, lì io credo che c'è una sintesi dell'idea di Italia in Comune. Recuperiamo un valore antico, un valore che è la pietra miliare della nostra storia, ma è da lì che siamo partiti. E poi diceva, portate che cosa come sindaci? Sì, questi valori, ma portiamo anche un'esperienza, portiamo anche una competenza che a nostro avviso in questo momento della politica forse manca. Non è presunzione questa, ma è una realtà dei fatti. Siamo gente che viene eletta dai cittadini, come del resto il Presidente della Regione, siamo gente che si misura quotidianamente con i cittadini, che si becca anche gli insulti quotidianamente, ci mette la faccia e che si trova quotidianamente a dover cercare di risolvere i problemi del quotidiano con scarse risorse e con un meccanismo e con una macchina della burocrazia spaventosa. Allora questo io credo che sia appunto il valore aggiunto, non è appunto il concetto riduttivo, è il partito dei sindaci. È un valore aggiunto che a nostro avviso dà forza a questa esperienza. Bene, i valori che abbiamo detto, al valore della Costituzione, poi aggiungiamo questo concetto di Europa, perché poi o ci stai dentro o ci stai fuori. E questo è uno spartiacque. Abbiamo detto che siamo italiani d'Europa e europei d'Italia, nella nostra carta dei valori. E insieme al concetto di Europa poi ci viene immediatamente, perché l'Europa vista come? L'Europa che è quella dei diritti, l'Europa che è quella della cultura, l'Europa che butta giù i muri.
E qui andiamo al concetto di inclusione, perché tutti i sindaci, tutti gli amministratori, perché non ci sono solo sindaci, ovviamente ci sono assessori, ci sono consiglieri in questo zoccolo duro, abbiamo tutti la sensibilità e l'attenzione verso l'inclusione, perché il problema dei migranti non è un problema facilmente liquidabile in virtù appunto delle ideologie nazionaliste e populiste, non è qualcosa che metti sotto il tappeto, è qualcosa che va affrontato in maniera strutturale, perché è un problema col quale avremo a che fare per i prossimi 50 anni. E lo dobbiamo fare con intelligenza, lo dobbiamo fare con sensibilità. Probabilmente la politica attuale si è giocata una fetta di consensi su questo tema, e alcuni invece una fetta di consensi se la sono comprata, acquistata con i facili populismi. E qui dobbiamo ragionare con grandissima intelligenza. E oltre al tema della inclusione, noi ci mettiamo dentro un tema che è quello del diritto della persona. Partiamo dall'Europa e arriviamo al diritto della persona, perché la partecipazione non è solo un click da fare via internet, la partecipazione è la capacità di coinvolgere le persone nelle scelte politiche, nelle scelte dell'amministrazione, ed è ciò che quotidianamente anche noi facciamo praticamente tutti i giorni. E allora ecco, questo è il canovaccio che poi porta a vedere l'identità di paesi e l'identità di città. E insieme a questo ci mettiamo appunto, l'ho già detto, il tema del valore della competenza. Qui c'è necessità di creare una classe dirigente, perché probabilmente in questo paese soffriamo di questo vuoto. C'è da creare un sistema di istruzione diverso, che poi appunto possa portare ai valori della creazione di una classe dirigente. C'è bisogno di creare la cultura dello Stato e la cultura dell'amministrazione. Questi sono i valori che dobbiamo recuperare. Questo è anche la sfida, a nostro avviso, della buona politica. Non ci risentiamo i depositari della buona politica, però io credo che partendo da questi valori si marchi nettamente una differenza tra la mala politica e la buona politica. E la mala politica è quella che sta seminando paura, è quella che sta seminando chiusura. Al contrario invece la buona politica è questa, è quella della partecipazione, della capacità di guardarsi, di confrontarsi negli occhi, di partire da questi temi, di avere anche coraggio, ma di avere apertura. È un'altra storia, la politica che vogliamo rappresentare con l'esperienza di Italia in Comune, che non vuole essere poi il partito dell'uomo qualunque, perché se partiamo da queste coordinate appunto o stai qua o stai là, e non è il contenitore dove ci metti tutto. È un'altra storia questa. Noi quando adesso ci stiamo confrontando con le persone che ci chiedono, che vogliono in qualche maniera rendersi conto di questa esperienza, parliamo di temi, non parliamo di quanti voti porti. Lo so che poi servono i voti per arrivare ad avere una propria identità, ma qui bisogna riportare la politica alla capacità di confronto sui temi e non sulla paura. Questa è un'altra storia, un'altra politica, una stagione che vorremmo, che sta forse per cominciare, adesso non sappiamo gli esiti, quali saranno, se si farà questo governo, che tempo, che futuro avrà. Ma noi crediamo invece in quest'altro modo di vedere la politica, attraverso anche la consapevolezza della gente, perché è su questa non consapevolezza che forse si riesce poi a seminare il germe della paura, e le scelte poi vengono fatte nella maniera che sappiamo. Io non voglio allungarmi oltre, vorrei chiudere leggendovi un componimento di Bertolt Brecht che mi sembra molto attuale, che riguarda proprio l'analfabetismo della politica. Ve lo leggo perché non ho avuto
tempo di mandarlo a memoria. Il peggior analfabeta è l'analfabeta politico. Egli non sente, non parla, né si importa degli avvenimenti. Egli non sa che il costo della vita, il prezzo dei fagioli, del pesce, della farina, dell'affitto, delle scarpe e delle medicine dipendono dalle decisioni politiche. L'analfabeta politico è così, che si vanta e si gonfia il petto dicendo che odia la politica. Non sa l'imbecille che dalla sua ignoranza politica nasce la prostituzione, il bambino abbandonato, l'assaltante, il peggiore di tutti i banditi che è il politico imbroglione, il mafioso corrotto, il lacchè delle imprese nazionali e multinazionali. Beh, io credo che queste siano parole che in questo momento siano molto attuali ed è il punto da cui dover partire. Poi in politica ci vuole un po' di coraggio e ci vuole anche la capacità di sognare. E i sogni non sono il ponte sullo stretto di Messina, i sogni partono comunque da dei valori che sono più concreti, sono più sostenibili, perché poi in queste ultime elezioni politiche avete sentito mai parlare di ambiente, avete mai sentito parlare di cultura, avete sentito parlare di equità, non abbiamo sentito parlare di tutto questo. Ecco, questi sono valori che in questo momento stanno diventando addirittura dei sogni. E io credo, per citare Eleonora Roosevelt, che il futuro appartiene a coloro che credono nella bellezza dei propri sogni. Grazie.